amici di Fano TV, ben trovati. Un'altra puntata di Oltre la Bici sta per prendere il via e pedalando direttamente da quel di Ghilardino, dalla casa del ciclista, è arrivato nei nostri studi Daniele Muflone. Ben trovato Daniele, buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo? Tutto bene. Pedalando sempre. Sempre in bicicletta, sempre in sella. Benissimo. E sempre in sella anche il nostro ospite di questa sera, Pier Giorgio Guelpa. Buonasera. Ciao, buonasera. Di conoscerti, responsabile ciclismo WISP della provincia di Pesaro Urbino e presidente della SD Montefeltro Adventure Bike and Walk, di cui parleremo più tardi. Allora, come è andato questo periodo di avventure, di pedalate, di appuntamenti che avevamo già preannunciato ai nostri telespettatori? Molto bene, perché anche gli ultimi posti che abbiamo fatto vedere sono piaciuti e poi i contributi che ci sono all'interno sono sempre un ottimo insegnamento per i ciclisti, quindi anche oggi andremo a vedere altre chicche sia della meccanica che anche sulla tecnica della scelta della bicicletta, grazie al contributo di oggi, che andiamo a vedere la bicicletta della Comunione. Ah, sì, questo è il nomignolo, diciamo, con cui lui, il vezzeggiativo con cui lui ama chiamare questo tipo di bici, che insomma il termine tecnico è la bici XC Cross Country, giusto? Esatto. E allora, la bici della prima Comunione, Ma perché la prima bicicletta con cui uno si affaccia proprio all'avventura della bici, quindi la prima forcella con le prime escursioni, i primi freni a disco, meccanico oppure anche idraulico. Quindi quando mi ricordo quando proprio mi avevano regalato la bicicletta, l'emozione era tanta, perché la prima bici seria, ecco. Okay, che poi dopo, andando avanti col tempo, avevo visto che Sera non era, però per quell'età era già un ottimo regalo. Io direi di non aggiungere altro, lanciamo subito il primo contributo, la bici cross country. Eccoci di nuovo qua a Ghilardino, nella casa del ciclista. È veramente qui è l'apoteosi, ci si perde tra biciclette fantastiche, accessori, veramente un mondo bellissimo, affascinante, che però ha bisogno di giuste direttive, giusti consigli, perché bisogna sapersi orientare. In questa puntata parliamo di una bici che è qui vicino a me, assieme a Daniele, la bici da cross country. Allora, innanzitutto mi ha colpito una cosa: perché la chiamate la bici da comunione? Si dice la bici da comunione perché è la prima bicicletta seria che viene regalata quando uno è bambino, quindi la classica bicicletta con la prima forcella, freni a disco, in quel caso meccanici, oppure noi quando abbiamo fatto la comunione ancora esistevano i pattini, no? Quindi avevamo anche la prima bici con il rapporto, quindi avevamo il manettino che ci piaceva girare e poi spaccavamo tutto perché tanto non eravamo capaci, quindi la bicicletta da comunione. Quella che tutti chiamavamo un po' la mountain bike, facendo un mucchione. La prima mountain bike è proprio questa. La cross country. La cross country. Allora, però è anche una specialità, no? Il cross country è una specialità. Allora, facciamo subito un inquadramento di questa parte agonistica che riguarda questa tipologia di biciclette. Che cos'è il cross country? Il cross country, ho detto anche XC, è una disciplina olimpionica, quindi è una disciplina creata nell'affrontare un circuito, quindi con biciclette leggere, con forcella con escursione 10 cm perché è anche sufficiente, ruote in questo caso da 29 pollici, mentre le nostre prime bici da comunione avevano le 26 pollici, quindi poi c'è stata un'evoluzione nell'arco degli anni notevole, ma solo nel miglioramento, e grazie a queste discipline sono riusciti a fare delle biciclette molto reattive, grazie anche, in questo caso abbiamo il carbonio, ma anche esiste la lega dell'alluminio, per avere dei prezzi un po' più bassi e fare in modo che le persone si riescano a divertire. Questa, oltre a essere una bicicletta per la disciplina olimpionica cross country, è la bicicletta per il purista, per chi gli piace la salita, per chi vuole arrivare nelle vette a una velocità supersonica, perché grazie alla leggerezza di queste biciclette, queste considera che si aggirano anche bici sotto i 10 kg, 9 kg e mezzo, anche sotto, e biciclette
Sulla media, su un carbonio siamo intorno ai 10,5-11 kg, che è già un ottimo peso rispetto a quelli in alluminio che si possono avvicinare anche 13-14, ma poi dipende sempre da come è montata l'allestimento. Quindi questa è la bicicletta per chi vuol fare chilometri, reattività in salita, che gli dice a me mi piace la salita. Questa è la bicicletta giusta. Questa è la bici per lui. E anche qui, diciamo, ci sono tante sfumature, no? Io ad esempio l'occhio mi è andato subito sul gruppo posteriore, no? La cassetta. Vedo una moltiplica esagerata. A che numeri siamo arrivati? Siamo arrivati al 51 standard, quindi commercialmente, ma ce ne sono anche con qualche dente in più. Addirittura. Che però non basta mettere la cassetta o pacco pignoni in questo caso più grosso, ma perché deve essere poi abbinato anche alla gabbia del cambio, perché poi anche il cambio più ha la gabbia lunga più può permettersi di supportare la cassetta più grossa. Quindi prima di fare delle scelte di sostituzione bisogna andare a verificare cosa? Il cambio. Poi bisogna fare lo sviluppo metrico, perché davanti non abbiamo più i tre rapporti che poi dopo sono diventati due e ad oggi è uno. Quindi bisogna fare uno sviluppo metrico, perché più dietro è grande, più si può aumentare il davanti. Questo perché, almeno in pianura, possiamo spingere di più. Meno materiale c'è, si dice, è più facile la manutenzione. Questo è vero, cioè tutto questo nuovo assetto semplifica un po' poi la manutenzione, anche la gestione della bicicletta, sì o no? Ci sono i pro e i contro. Allora, il pro è che non abbiamo più il deragliatore, quindi abbiamo, oltre ai grammi in meno tra deragliatore e magnettino, abbiamo anche la possibilità, in caso di fango, che non si blocca niente. Ecco. Mentre prima, avendo il deragliatore e la doppia, in caso di fango bisognava fermarsi e pulire. Il contro è che più sono grosse, più rapporti ci sono, più la catena è fina e più ha bisogno di manutenzione. Ecco. Considera che la casa, in questo caso la Shimano, garantisce la catena 800 km. 800 km per qualcuno può essere una settimana e mezzo di bici, tirano sempre un po' di più, ma l'importante è tenerla controllata e cambiare in maniera giusta. Bene, allora, affascinante soprattutto anche dal punto di vista sportivo, agonistico, questa tipologia di biciclette, perché diceva Daniele, proprio una specialità olimpica, quindi li vediamo i campioni nostri di casa nostra cimentarsi. Quando li vediamo girare nelle gare, sappiate che hanno questa tipologia di bici. A chi la consiglieresti, diciamo così, a primo acchito? Allora, questa è, come ho detto prima, bicicletta da comunione, quindi è una bicicletta per tutti, è la prima bicicletta con cui uno si affaccia nel mondo della mountain bike, perché si può iniziare con dei costi molto bassi, quindi si parte dalle 500 euro con una bicicletta forcella 10 cm, bloccaggio della forcella al manubrio, freni a disco idraulici. In quel caso possiamo trovare la tripla davanti oppure la doppia, e dietro non avremo il padellone, ma ce l'avremo un po' più piccolino, quindi alla fine saremo su un 10 velocità, 9 velocità con quella spesa lì. Ma già salendo di 100 euro alla volta, arrivando a un 1000 euro, ipotesi, su una bicicletta in alluminio, la prendiamo già accessoriata veramente bene. Possiamo trovare già il cambio Shimano 1x12 con il 51, forcella sempre da 10 cm, bloccaggio sempre al manubrio, freni a disco idraulici. Perno passante in questo caso, perché avendo la ruota più grossa, grazie al perno passante rimane anche più stabile. Questo perché con la 29 siamo arrivati a delle velocità un po' più alte ed anche molto gusto, perché uno va in bici per un po' di adrenalina. Adrenalina, certo. E poi il carbonio si può già acquistare, l'entry lever, intorno ai 1500 euro. Ecco, quindi la possiamo considerare una bici d'ingresso nel mondo dell'off-road, no? Della bici da fuoristrada. Quindi cross country, la bici dei sogni, quella che tutti quanti abbiamo avuto da ragazzi, la fantastica mountain bike, era questa, e quindi insomma, naturalmente a vostra disposizione.
E come sempre abbiamo fatto, parliamo anche dell'abbigliamento, perché la bici è importante, ma anche l'abbigliamento dedicato alla specialità o al tipo di bicicletta che stiamo utilizzando è importante. Daniele, qui questa bici di che tipo di abbigliamento ha bisogno? Abbigliamento racing, abbigliamento aderente, come possiamo ben vedere. Abbiamo sotto la salopette con il fondello. Questa salopette sembra una classica salopette, ma all'interno ha un strato nido d'ape in polipropilene. Praticamente ha una caratteristica che ti assorbe il sudore, lo espelle e quindi ti fa sempre rimanere asciutto. La maglia, in questo caso sempre racing, perché come ho detto prima, questa disciplina ha bisogno di velocità, quindi bisogna essere aerodinamici, con le tre tasche per il posteriore metterci il kit d'emergenza. Casco, quello in qualsiasi disciplina bisogna avere il casco, in questo caso basta anche un semplice casco che si affaccia un po' vicino al biammortizzato, oppure anche un po' più basso per alleggerire un po' il peso. L'importante è che è sempre ventilato. In questi casi possiamo anche utilizzare il sottocasco sempre della linea Muflone, perché ricordo che la linea Muflone è l'abbigliamento tecnico per ciclisti sportivi, e il bello anche di questa maglia è la particolarità nei suoi dettagli. Come possiamo vedere, qui abbiamo anche la zip. Quando uno va via e si sente caldo, come fa a aprire se ha le mani nel manubrio? Esattamente, con un solo dito basta alzare la zip e con una mano basta tirare e lei si apre, mentre va via una comodità assoluta, perché entra molta aria. E questo è l'abbigliamento dedicato per la tipologia di bicicletta cross country. Ora è tutto più chiaro e si spiega perché viene definita la bici della prima comunione, però insomma tecnicamente si chiama cross country. Però insomma anche per i più piccoli è un gran piacere salire in sella con l'abbigliamento griffato, personalizzato anche. Muflone, diciamolo. Anche, infatti l'abbigliamento è quel tocco di classe, poi è la linea Muflone, è l'abbigliamento tecnico per ciclisti sportivi, che lo realizziamo anche personalizzato, quindi se una squadra si vuole far conoscere a dei colori o comunque se c'è un gruppetto di amici che si vuole identificare, noi riusciamo a realizzare le loro idee, quindi con i loro colori, i loro disegni, quindi proprio personalizzato al 100%. E laddove non aveste la fantasia necessaria per ricrearvi un logo, devo dire che Daniele è molto fantasioso e molto creativo, quindi è anche disposto e disponibile nel darvi suggerimenti di sorta. Sì, abbiamo anche poi uno staff dietro alle nostre spalle che ci dà una grandissima mano, anche proprio graficamente, perché dobbiamo uscire con un prodotto che quando si vede dice bello. E soprattutto si deve notare, devi subito pensare, qui c'è lo zampino di Daniele Muflone. Esatto. Allora, a proposito del tuo staff, noi adesso andiamo con Stefano nell'officina da garage a svelare un po' le chicche, i segreti del professionista, quelle che poi dovrebbero essere alla portata di tutti, quindi quando siete a casa con la vostra bici fate tesoro dei segreti di Stefano, che oggi ci parlerà di Fair Tubeless, corretto? Esatto, latticizzare in italiano. Diciamolo. Quindi andiamo a togliere la camera d'aria per poi latticizzare la gomma. Come lo andremo a vedere in questo contributo? Andiamo. E siamo passati nell'antro del mago, nell'officina da garage. Perché si chiama officina da garage? Perché praticamente il sogno di ogni biker, di ogni ciclista è quello di potersi aggiustare la bicicletta da solo, ma non sempre viene proprio nel bel mezzo del modo. Allora, qual è il trucco? Il trucco è affidarsi ai professionisti, e Stefano lo è, per cui cosa vogliamo fare con questa rubrica? Mettere a disposizione i segreti, i trucchi del professionista per tutti quanti. Ecco perché il garage, è il posto dove ogni ciclista mastriccia con la propria bicicletta. Allora, cose utilissime con però le procedure giuste da eseguire. Allora, Stefano, questa puntata è dedicata a che cosa? Allora, in questa puntata vedremo la trasformazione tubeless di una ruota. Perché andando in giro con la camera d'aria praticamente non ci permette nessuna foratura, basta un semplice spino e ci dobbiamo fermare, sostituire la camera d'aria. Però c'è questa bellissima soluzione che adesso semplicemente in pochi passi
ma soprattutto con pochi attrezzi, quelli che utilizzavo anche io in garage, andremo a realizzare insieme. Mi sono un po' avvantaggiato nel discorso e ho tolto già il pneumatico e la camera d'aria che è già cestinata. Ho avuto anche la fortuna di trovare, non so, questa metto una ruota di un cliente. Abbiamo già un nastro, come potete vedere, per la trasformazione tubeless. Questo nastro deve aderire perfettamente al cerchio. Se abbiamo un nastro più piccolino, lo possiamo dare in due fasi: un giro mettendolo più attaccato nella parete di destra e un giro mettendolo attaccato sulla parete di sinistra. Così facendo non abbiamo proprio perdite. Se proprio vogliamo essere ancora più pignoli, utilizziamo il semplice phon che utilizziamo per i capelli o un phon da carrozziere. Andremo a riscaldare la colla che c'è all'interno del nastro, così che ci facilita l'adesivo nel cerchio. Arrivati a questo punto, andiamo a perforare il nastro, che adesso dovremmo andare a cercare, eccolo qua, con un semplice puntino. Io uso un puntino che ho trovato qua, potete farlo con un vecchio cacciavite come utilizzavo io. Andremo a perforare e ad allargare, come potete vedere, l'inserimento poi della valvola. Prenderemo la nostra valvola tubeless che già ho smontato. Qui vi spiego una cosa veramente particolare. Siccome ho tante telefonate per questa trasformazione tubeless, ho comprato quello, non funziona, ho comprato l'altro, non c'è che funziona. Ammetto, non è assolutamente vero, basta seguire passo passo quello che realizzo e poi vi spiegherò anche il perché. Messa la valvola, il trucco è inserire un po' di grasso nella valvola facendola ruotare. Questo grasso fa sì che non fuoriesce, scusate, il lattice all'interno del cerchio. Messo questo, lo faremo in diretta, andremo a cliccare fortemente la valvola e non so se si vede, ma il grasso in eccesso è fuoriuscito, quindi lì non avremo perdite, sono già sicuro di aver fatto un ottimo lavoro. Tenendo premuto fortemente, vado a inserire, se ho l'O-ring compreso nel kit della valvola. Di solito non ce lo metto mai, ammetto. E anche la sua rondellina. Questa rondellina va tirata con le mani, appunto perché se io lavoro bene sulla valvola e sul nastro, non ho bisogno di tirarla sulle pinze. Anche perché se fate un grandissimo taglio e siete in giro con la vostra mountain bike e siete costretti ad inserire la camera d'aria perché il vostro liquido è finito, se avete tirato la rondella con le pinze, sfido chiunque poi a svitarla. Quindi, ricapitoliamo, inseriamo la valvola, mettiamo il grasso, O-ring, guarnizione o anche nulla, e la rondella, tiriamo semplicemente con le mani e già siamo al 50% del lavoro. Poi prendiamo il nostro pneumatico, non sbagliamo verso perché mi capita spesso. Inseriamo il pneumatico nel cerchio. Se non vi ci va, potete prendere semplicemente acqua e sapone che avete a casa, quello per lavare i piatti. Con un po' di maestria, anche un po' di forza, abbiamo già inserito il copertone da una parte. Cosa importante che voglio far vedere. Il cerchio ha una caratteristica, ha una parte più bassa che io chiamo gola. Quindi, quando metto il copertone da un lato, ricordiamoci sempre che lui stia in questa gola. Adesso andiamo ad inserire anche l'altra parte del copertone. Lo faccio da giù, che faccio prima per facilitare le cose. E devo sempre schiacciare il mio copertone, altrimenti non mi ci va. Vedete, stento a fatica? Perché quando non mi ci va sopra, l'errore è sempre sotto. Come potete notare, non ho inserito perfettamente il copertone nella gola e sopra non c'è verso che viene. Facendo un leggero massaggio al copertone, inserisco il copertone nella gola e
e non ho bisogno né di levagomme né di cacciaviti, ma anche una semplice mano per inserire il copertone nel cerchio. Fatto questo, siamo già pronti per gonfiare il nostro copertone. Qui consiglio un compressore o una pompa con serbatoio, però vista la spesa consiglio sempre il compressore, la pompa mi sembra costa anche di più. Prendiamo un compressore, e spariamo aria direttamente con la pistola. La gonfio, non ho nessun problema. Ad una pressione che è veramente alta, sarà 3 o 4 atmosfere. Voi da casa non si può sentire, ma io vi assicuro che sono riuscito a stagnare un copertone tubeless senza liquido. Questo perché il discorso che vi facevo prima, il liquido serve a stagnare le forature, non serve a sistemare il lavoro sbagliato che abbiamo fatto. Quindi mi raccomando, diamo la giusta attenzione ai lavori, per così in modo che il liquido ci duri anche di più nel tempo. Fatto questo, gonfiato veramente tanto, e possiamo notare che il copertone si è stallonato perfettamente in tutta la sua circonferenza, andiamo a togliere l'aria e inseriamo il liquido. Io uso un liquido semplicemente ecologico. Mettiamo un quantitativo leggermente maggiore a quello consigliato. Per chi vuole sapere il quantitativo esatto, basta che mi contattate. Ho proprio delle tabelle chiare per ogni gomma e ogni misura. Inserisco la mia siringa. Inietto tutto il liquido. Cerchiamo sempre di non sporcare, mi raccomando. Poi, fatto questo, andiamo ad inserire la nostra microvalvolina. Utilizziamo la chiavetta che c'è all'interno della valvola. Non va tirata tanto, almeno vi si permette un domani anche di sostituirla. E il lavoro è quasi pronto. Adesso non faccio altro che prendere il mio compressore con un manometro ed andare a gonfiare la nostra ruota. Un'altra cosa importante, è consigliato scendere di pressione per avere maggiore aderenza quando si trasforma tubeless. Faccio un esempio, se andavate via a pressione a 2,2 atmosfere 2, possiamo scendere anche 1,9, non c'è nessun problema. Gonfiato il pneumatico, possiamo far girare tranquillamente in modo che il liquido è pronto per andare poi a tamponare tutte le forature. Fatto questo, il nostro lavoro è pronto. Siamo pronti adesso per uscire con la nostra mountain bike, ma soprattutto non ci dobbiamo più fermare per le micro forature che prima ci impedivano magari di finire il giro. Siamo tutti dei ciclisti migliori e tecnicamente più esperti grazie ai consigli di Stefano con questa Fair Tubeless, come si chiama tecnicamente, ma poi insomma avete sentito cosa succede nel dettaglio, ma le chicche oggi non sono finite. Perché, Daniele? Perché lì il grasso della valvola, ecco. Quella è una cosa molto importante che non bisogna trascurare. Infatti neanche io la sapevo, poi ho visto che Stefano sempre con le mani in pasto in queste biciclette, ogni tanto quando vado di là in officina cerco anch'io di rubargli qualche segreto, perché è molto geloso della sua officina, molto. E quindi siamo dei privilegiati, ancorché insomma ci fa entrare e ci spiega un po' come funziona il tutto, per essere dei ciclisti o novelli o professionisti, però migliori, per essere anche un po' autodidatta, no? Sì, nel muoversi, sì, sì. Nel riuscire a gestirsi. Molto bene. Allora, ospite di questa puntata Pier Giorgio Guelpa, come preannunciato, presidente della SD Montefeltro Adventure Bike and Walk. Allora, come nasce, quando nasce e che cosa fa questa associazione sportiva?
L'associazione nasce nel 2014 perché mette insieme un gruppo di amanti del nostro territorio. Infatti la mission dell'associazione è quella della valorizzazione e della promozione del Monte Feltro. Siamo tutti innamoratissimi del territorio che ci circonda ed è impegnata nell'organizzare diversi tipi di attività. In primis organizziamo degli eventi cicloturistici, tra i quali quello anche inserito all'interno dell'MTB Marche Cup, che è il circuito WISP che io come responsabile del ciclismo della WISP diciamo coordino insieme a tutti i presidenti delle associazioni che danno un contributo indispensabile. E in questo momento, a dire la verità, ovviamente a causa del Covid siamo un attimo in stand-by, ma speriamo entro la fine dell'anno insomma, di ricominciare. Sì. Certo. E quello è molto importante perché è un circuito di 9 tappe che poi vanno a visitare un po' tutte le location più belle che abbiamo nella nostra provincia, a partire dal mare, quindi da Fano, dal San Bartolo, e pian piano venendo su dalle colline fino ai monti, perché si passa per Pergola, si passa per le Cesane, e quindi sono posti meravigliosi che tutti quelli che sono amanti del ciclismo dovrebbero vedere, coniugando poi ovviamente delle soste in aziende agricole magari per fare dei ristori con dei prodotti enogastronomici meravigliosi. Certo, e a tal proposito quindi possiamo parlare anche di questi tanto conosciuti e apprezzati tour esperienziali, e io direi anche di lanciare il contributo a tal proposito. Certo. E in effetti l'altra attività dell'associazione è quella di promuovere il territorio attraverso questi tour esperienziali. Questo riusciamo a farlo anche grazie alla collaborazione in Urbino e Bike Tour, che è il nuovo rental, il nuovo noleggio che abbiamo avviato l'anno scorso in collaborazione con l'agenzia viaggi Urbino Incoming di Urbino, e facciamo noleggio e bike e tour guidati. Questi tour guidati ovviamente partono da una location meravigliosa, che è quella della città rinascimentale d'Urbino, che è patrimonio UNESCO dal 1995, e promettiamo ovviamente un tour del centro della città. Qui possiamo vedere qualche immagine del nostro centro storico. Questa è Piazza Rinascimento davanti al Palazzo Ducale, che custodisce delle perle di artisti come Barrocci, come Raffaello, come Piero della Francesca. E poi nel video vediamo altri scorci del centro storico d'Urbino, a partire dal largo diciamo denominato al santo protettore della città, che è San Crescentino, eccolo lì. E durante questo giro che abbiamo fatto con Daniele abbiamo visitato anche la fortezza di Urbino, sì. La fortezza Albornoz, con il parco antistante che è chiamato Parco della Resistenza perché ovviamente è intitolato ai caduti della guerra. Chiaro. Questa è una fortezza che custodisce le armi utilizzate tra il 1300 e il 1400, quindi è anche molto bella da visitare per tutti i turisti che vengono da noi nella città di Urbino. E questo invece è il monumento a Raffaello, che è stato un monumento che è stato voluto dalla città per ringraziare diciamo, il divin pittore di tutto diciamo, il pregio che ha portato la città d'Urbino, perché ovviamente è un pittore che è conosciuto a livello planetario. Insomma. Quindi il percorso, oltre ad essere quello ciclistico, diventa non solo gastronomico ma anche culturale, insomma, sotto ogni aspetto, ecco. Sicuramente culturale e artistico, poi come giustamente dicevi te c'è la parte ciclistica, noi ci spostiamo normalmente in questi tour per andare a vedere luoghi come il Parco delle Cesane, ad esempio, dove l'associazione è anche impegnata nel promuovere la realizzazione del bike park, dove abbiamo un progetto già finanziato in Regione Marche e stiamo in fase insomma, di definizione del progetto esecutivo, quindi anche da quel punto di vista lì stiamo avanti. Questa invece è la veduta ad esempio dalla tenuta Santi Giacomo e Filippo, dove noi ci fermiamo durante il percorso per andare a fare delle degustazioni enogastronomiche. Questa è una scultura di un artista locale, Giannino Calcagnini, che rappresenta diciamo il salto del cavallo sopra il mondo, quindi il superamento dei pregiudizi, delle problematiche. E qui scendiamo diciamo da queste colline meravigliose dove abbiamo delle vedute straordinarie. Tutti i turisti normalmente si fermano in questo punto a fare centinaia di foto perché rimangono innamorati dal panorama. Una cartolina con questo cielo terso. È una vera e propria cartolina.
E c'è la visita al borgo di Montefabbri, che è un castello del 1200-1300, dove normalmente, praticamente nell'antichità, anche ad esempio i familiari di Raffaello e di Genga, che erano due artisti dell'epoca, si erano rifugiati dalle campagne durante i combattimenti tra i Montefeltro e gli Sforza e Malatesta, mentre c'era la contesa del Montefeltro. Quindi sono castelli molto importanti per la storia del territorio, un pochino dimenticati, ma noi cerchiamo di farli riscoprire a chi viene a visitare questi luoghi che andiamo a vedere. E poi si arriva, diciamo, vorrei dire anche un po' nel momento clou, nel senso che andiamo a visitare una tenuta, la tenuta Santi Giacomo e Filippo, che al suo interno ha diversi punti di interesse. Questo, quello della parrocchia intitolato ovviamente al culto del santo Giacomo e Filippo, che è sempre una cappella del 1300, molto carina, dove si celebrano ancora oggi i matrimoni. Quindi è possibile sposarsi all'interno della tenuta. In bicicletta. In bicicletta, volendo, perché no? E fare poi il pranzo o la cena all'aperto in mezzo ai vigneti, che è una cosa meravigliosa. E loro hanno un resort con spa annessa, che hanno recuperato, diciamo, loro come famiglia, e hanno questo spazio, avendo, diciamo, messo su questa cantina che produce vini biologici, quindi vini al 100% biologici, dove fanno la degustazione dei loro prodotti, a partire ovviamente dal Bianchello del Metauro, che è il loro vino principe, perché è il vino della zona. Sì. Ma poi propongono una varietà di vini molto completa, quindi possiamo accontentare dalle persone che vengono dal Trentino, quelle che vengono dalla Puglia, un pochino tutti, diciamo, per tutti i gusti, sì, i palati. Cioè, ce n'è per tutti i gusti. Quindi ecco, cerchiamo nei nostri tour di coniugare l'aspetto ciclistico a quello naturalistico di valorizzazione del territorio, a quello enogastronomico e artistico. Un tour a 360 gradi per fare in modo che le persone che tornano a casa si portino un'esperienza unica e quando tornano a casa dicono: ho visto una regione meravigliosa. Questo è molto bello ed è un programma, diciamo, anche per tutta la famiglia. Poi ci sono dei programmi, diciamo, personalizzati e dedicati interamente ai bambini, questo grazie naturalmente al ciclismo WISP della provincia di Pesaro Urbino, di cui sei il responsabile. Esatto, e come, diciamo, responsabile del Centro Nazionale Pedalo Sicuro, che racchiude tutti gli istruttori WISP della provincia, collaboriamo con la SD Cicloturale d'Urbino, che è l'altra SD importante, che tra le altre cose organizza un evento molto importante, che è la Gran Fondo della Stradocale della città di Urbino. Sì. E collaboriamo nella realizzazione della scuola di mountain bike della città di Urbino, che comunque da più di 10 anni viene organizzata. Quest'anno, a causa del blocco che c'è stato in primavera del Covid, non ci siamo fermati e continueremo per tutta l'estate, e abbiamo un bel gruppo di 30-35 ragazzini che due volte a settimana portiamo appunto nella fortezza Albornozza e nella Pineta d'Urbino, dove gli insegniamo la guida sicura ovviamente in mountain bike, il rispetto del codice della strada, ma soprattutto il rispetto degli ambienti che loro vanno a visitare, cioè l'amore per la natura, ma che fondamentale, è importante quando ci si trova rispettarla, quindi non gettare cartacce, anzi se ci troviamo qualcosa di pericoloso in giro normalmente li educhiamo proprio a raccoglierlo e a portarlo a tenere via. Pulito l'ambiente. Certo. Molto bene, molto bene. Io direi che abbiamo fatto un bel percorso anche oggi, una bella pedalata, però ancora non siamo cultura. Stanchi. Sì, e poi il buon cibo e anche il buon bere, sì. Perché questi ciclisti poi a forza di pedalare devono rifocillarsi in qualche modo, no? Sì, tra l'altra cosa volevo dire che sì. Se ci sono magari dei genitori interessati o delle persone sì. interessate ai nostri tour, sulle pagine Facebook sia di Pedalo Sicuro, sia della Montefeltro Adventure che di Urbino e Bike Tour possono trovare tutte le informazioni per vedere quello che facciamo, le nostre attività, e anche per poter partecipare e contattarci. Certo, anche i vostri contatti diretti. Allora andate a fare un giretto virtuale sul web, perché non c'è cosa più bella e più sana, insomma, per i nostri bambini, nel contatto con la natura, l'approccio con lo sport, insomma è tutto quello che è stato descritto. Allora noi ritorniamo a Ghilardino adesso, perché dobbiamo dire dove la troviamo questa casa del ciclista, prima di lanciare qualche chicca per la prossima puntata. Esatto, allora praticamente la casa del ciclista è anche officina da garage, si trova a Ghilardino, che è una località del comune di Fossombrone, si trova a 1,5 km sia dall'uscita della superstrada Fossombrone Est, direzione Sant'Ippolito, e Sant'Ippolito, l'uscita Sant'Ippolito, direzione Fossombrone. Noi siamo lì nel mezzo, a 1,5 km, io e Stefano vi aspettiamo lì. Poi, nelle prossime puntate, ci siamo avvicinati più verso
diciamo, la mia casa, che è il comune di Montefelcino e anche Isola del Piano, sì, insieme agli amici delle formiche mordiose, aia, anche qui il nome già è molto invitante, andremo a visitare i borghi di Montefelcino, Fontecorniale, abbiamo toccato anche i confini delle Cesane con Isola del Piano, però non voglio aggiungere altro perché vi aspettiamo la prossima puntata su il canale 17, oltre alla bici, su Fanno TV. E certo, lasciamo allora questi puntini di sospensione che ci invogliano e ci incuriosiscono sempre di più. Grazie allora al nostro ospite Pier Giorgio Guelpa, grazie, grazie a Daniele Muflone e naturalmente a Stefano della Casa del Ciclista e Officina da Garage. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.